amici di assistsportivo.com, ci troviamo qui con il presidente Sandro Moccia. Presidente, grande vittoria, questo Sportmania Cerignola si conferma negli scontri anche difficili con la seconda in classifica, determinata e vogliosa di far suo il campionato. Beh sì, sapevamo che lo Spinazzola doveva venire qui per giocarsi la sua partita. Era seconda, è seconda in classifica, adesso ha meno 6 da noi ovviamente, e quindi abbiamo impostato la partita nella maniera migliore. Come sempre il mister indovina sempre la formazione, tenendo presente dello stato di forma dei ragazzi e soprattutto dell'avversario che si ripropone, ed è riuscito ad ottenere il risultato pieno, un 4-0 che ci sta tutto, anche se lo Spinazzola ha dimostrato di occupare questa posizione con merito. Ecco, infatti lei diceva delle mosse azzeccate da parte del mister, infatti schiera a sorpresa Guglielmi a centrocampo a posto di un recuperato Casieri e mette in attacco Pinnelli per ricevere delle sponde e far alzare la squadra. Mossa rivelata, azzeccata, perché poi succede dopo il primo gol di Tarantino un secondo gol di Pinnelli, un giocatore ritrovato. Sì, è un giocatore che non sto qui, chi lo conosce sa che insomma ha giocato anche in categorie superiori, era il giocatore che ci mancava, il classico attaccante. Pinnelli è una prima punta, Guglielmi non lo è, anche se ha fatto 12 gol, è una seconda punta. Con l'inserimento di Pinnelli, e di questo ne avevamo parlato tempo addietro con l'allenatore, abbiamo trovato un assetto ancora più compatto, soprattutto a centrocampo e in attacco. È un giocatore che fa spazio, il Pinnelli lavora di sponda. Con gli inserimenti di Tarantino e di Guglielmi, che ovviamente poi diventano altre punte. E questa situazione ci ha portato subito i risultati, sia domenica scorsa che oggi. Ecco, notizie dall'altro campo, invece dal campo del Gargano: il Matinum vince a sorpresa contro il Sauri, che era quotato a vincere, e comunque adesso siete da soli in vetta, più 6, sia dallo Spinazzola che sia dal Sauri anche. Sì, il risultato che ho saputo dal Sauri, ha perso, so che ha perso, quindi adesso stiamo a più 6. Io ripeto, la squadra è stata costruita per vincere questo campionato. Prima lo chiudiamo e meglio è. Sappiamo di avere alle spalle formazioni che ovviamente fino alla fine ci daranno filo da torcere, ma credo che poi alla fine, con un organico che a dicembre si rinforzerà ulteriormente con l'inserimento di Toscanelli, con altri inserimenti, con altri ragazzi di categoria superiori che vogliono spontaneamente giocare con noi, quindi avremo poi la difficoltà, e questo sarà un impegno, sarà un problema per il mister quando c'è un'abbondanza, ma lui dice meglio l'abbondanza che avere una formazione rosicata. Ecco, un'ultima domanda, visto che siamo qui anche sulla scuola calcio dello Sportmania, una scuola calcio rigogliosa di talenti, ricordiamo anche Matteo Di Nichilo che ha segnato ultimamente contro Stornarella una punizione favolosa praticamente. Sì, il settore giovanile noi non lo trascuriamo, è importante perché per avere una società che si impegna nel calcio è importante che ci siano gli inserimenti dei giovani, che man mano anche lo faremo anche in seconda categoria con qualche allievo che sarà pronto per poter disputare. Quindi ecco, credo che sia una organizzazione che fa ben sperare per il futuro, e soprattutto sono coadiuvato da ragazzi, da allenatori che si impegnano con tanta passione. Sì, infatti un'ultimissima domanda, prima poi la lasciamo andare via, anche allenatori con tanta passione, che ricordiamo anche un ex calciatore che adesso sta militando nelle categorie superiori come Michele Penza, che gli sta dando una mano come allenatore degli allievi, e anche lo stesso Luigi Contino per esempio.
Sì, ci stanno dando una mano, la loro esperienza è importante per noi. Michele Pensa sta giocando anche col Corato, ci dà una mano in allenamento per preparare gli allievi a un campionato dignitoso. E, ecco, il loro supporto è importante, credo che sia una spinta in più per ottenere risultati. Perfetto, la ringraziamo, alla prossima, Presidente. Grazie a voi. Buonasera amici di assistsportivo.com, ci troviamo qui con Antonio Desaro, giocatore e anche allenatore dello Spinazzola. Una squadra che comunque state sorprendendo, siete secondi in classifica e comunque avete tenuto a testa alta questo Sportmania. Sì, innanzitutto complimenti a loro sia per l'ospitalità e per la squadra, perché squadra, società, sono un'ottima squadra. Meritano per ora, speriamo, solo per ora, di mantenere la testa della classifica. Stiamo provando a fare, abbiamo un progetto a Spinazzola che è quello di far crescere comunque i giovani del posto, e quindi stiamo provando ad emergere, o a dire un po' la nostra sotto l'aspetto sportivo, con questi ragazzi. Infatti è una squadra abbastanza giovane. Purtroppo ogni tanto si pecca un po' di inesperienza, ma il calcio è anche questo. Penso che, nonostante il 4-0, abbiamo disputato comunque una discreta partita. Hanno meritato, sì, però il risultato un po' ampio, perché secondo me potevamo, poi se non avessi sbagliato il rigore, già potevamo provare a fare qualcosa in più. Purtroppo capita, fa parte del calcio, e cerchiamo subito di ripartire da martedì con i ragazzi. Proveremo a riprenderci subito, perché quella cosa importante, il campionato è lungo, quindi abbiamo buone possibilità di crescita e di miglioramento sicuramente. Sì, infatti lei ha citato comunque, avete tenuto testa alta battendo colpo su colpo con lo Sportmania, e lei ha citato comunque un rigore che è stato anche contestato da parte vostra per un, diciamo, un fuorigioco dubbio, ecco, da parte dell'arbitro. No, più che fuori gioco, ha detto che è stata una sua interpretazione, però sbagliamo noi, possono sbagliare loro. Ho detto ai ragazzi che se non l'avessi sbagliato io, stavamo parlando di altro, quindi è inutile stare lì a puntare il dito sull'episodio, perché eravamo comunque sul 3-0. È vero che la partita poteva anche riaprirsi, ci poteva essere una motivazione in più, però partiamo dal presupposto che l'errore è stato il mio. Poi ci può essere anche l'errore dell'arbitro, ma prima dell'errore dell'arbitro c'è il mio. Quindi, a parte questo, sbagliare in Serie A, possono anche sbagliare i nostri, però un errore ci può stare. Peccato che l'abbia fischiato, però pazienza, insomma. Ma nulla è perduto, lei ha detto giustamente che il campionato è ancora lungo, sono 6 punti di distacco dalla prima, appunto, dello Sportmania. Prossimo impegno però a casa, con un caldo tifo che vi segue dappertutto, anche oggi l'abbiamo visto. È molto seguito il calcio a Spinazzola, e questo ci fa piacere, e soprattutto in casa abbiamo molta affluenza di pubblico, che ci segue, ci incita, quindi ci stimola. E sì, ripartiremo già da domenica. Stiamo vedendo che è un campionato molto equilibrato, perché effettivamente ci sono molte squadre di un ottimo livello, quindi, come è duro per noi, sarà duro anche per gli altri, quindi fino alla fine. È anche lungo, quindi c'è tempo per migliorare e recuperare qualche punto perso. Perfetto, la ringraziamo e le auguriamo un buon campionato. Grazie a voi, arrivederci. Grazie. Buonasera amici di assistsportivo.com, ci troviamo qui con la Boa Pinnelli, giocatore ritrovato, e hai bagnato di nuovo questo esordio casalingo con un gol. Sì, è stato importante dopo 2 anni di inattività fare questa partita e esordire con un gol. Ecco, Bomber, il prossimo impegno è contro il San Giovanni Rotondo. Secondo te questa squadra dove può arrivare? Sicuramente dobbiamo cercare di vincere tutte le partite, mo, a prescindere dall'avversario. San Giovanni Rotondo sarà sicuramente una trasferta difficile, però se dobbiamo puntare a vincere, dobbiamo vincere anche là. Un'ultima domanda, tu in attacco hai giocato spesso sia con Guglielmi che sia anche con Tarantino. Come ti trovi meglio? Qual è il partner migliore d'attacco? Ma l'importante secondo me è giocare bene. Alla fine, o Guglielmi o Tarantino,
se siamo messi bene in campo come fa il mister, possiamo giocare anche tutti e tre, come oggi è stata la dimostrazione. Il gol che ha sbloccato la partita e che comunque ha lanciato lo Sportmania al 4-0 finale, a chi lo vorresti dedicare questo gol? A chi da sempre, diciamo, mi sta vicino, ma so già lì chi è. Perfetto, grazie Boa, Pinnelli, Pietro grazie Pinnelli. A te. Sempre un piacere. Grazie.